Carissimo, bentornati. Oggi stiamo provando il Niton S10, motorino elettrico che ha due caratteristiche fondamentali. È divertentissimo da guidare perché è potente e si possono anche regolare i livelli di potenza da low a sport, dove sport è un divertimento, una goduria unica. E la seconda caratteristica fondamentale è il design curato, che somma in sé eleganza, un approccio vintage e tanta tecnologia. Batteria sotto il pianale per mantenere molto salda la guidabilità, e quindi di conseguenza il baricentro è ben centrato dalla parte inferiore, quindi non ci sono derive posteriori. Invece sulla parte posteriore la ruota motrice è compensata da due ammortizzatori, che possono essere regolati a seconda che state andando in due e quindi migliorare l'elasticità dell'ammortizzatore, oppure state andando in uno e quindi tenere questo tipo di sospensione in questo modo molto rigido e molto rispondente. Guidabilità eccellente, manubrio molto largo, quindi vuol dire avere grande gestione del mezzo. Dimensione, diciamo, arrotondata con il pianale così un po' largo, consente di avere una buona ergonomia di utilizzo, si è ben piazzati sulla sella, non ci sono eccessive derive, non è un motorino sportivo, è un motorino da città, quindi vi permette di essere molto scattanti a semaforo, di essere molto veloci in rettilineo, soprattutto con le a sport, è veramente una cosa che va provata. Freni perfetti a disco, rispondenti, autonomia tra gli 80 e 100 km a seconda del tipo di strada che fate, del tipo del peso, eccetera. Si ricarica dall'alimentatore di casa nell'apposito vano si trovano anche, interessante, una porta USB per ricaricare lo smartphone, che può essere agganciato manubrio, e anche una porta ODB per collegare i dongle, che si trovano anche su online, su vari negozi, per interfacciarlo con il telefonino via Bluetooth e avere informazioni aggiuntive rispetto a quelle che vi dà il display. Sì, perché il Niton S10 non è connesso, tutte le informazioni che vengono fornite sono quelle del display e sono quelle fondamentali, non devono distrarre, quindi fondamentalmente velocità, autonomia residua, in questo caso siamo al 90% dopo aver fatto diversi chilometri, chiaramente le luci, insomma l'impostazione è quella del motorino classico, però la parte divertente è la parte energizzante, è quella data dalla spinta dell'elettrico posto direttamente sulla ruota posteriore del motore. Vi do un trucco: quando decidete di usare un motorino elettrico, cercate sempre il punto d'aggancio lentamente con l'acceleratore, il punto d'aggancio dove inizia la spinta, vedete che sta spingendo lentamente, e lo tenete fermo con il freno. In questo modo fate effetto, sostanzialmente effetto frizione, non avete la latenza, non avete l'inerzia iniziale, quindi la spinta sulle reni quando poi partite sul semaforo, ma anzi potete partire più velocemente. Mi è piaciuto moltissimo perché è bello innanzitutto, ma poi perché è veramente divertente, è godura allo stato puro, è velocità allo stato puro, e rispetto ad altri motorini elettrici questo ha una guidabilità eccellente, e poi soprattutto è un vero scooter da esibire in queste città sempre più virate alla mobilità sostenibile. E cosa c'è di più sostenibile di un motorino elettrico? A presto su Gizmo.